Thank you.
Ed eccoci, popolo di Movie Player, ben trovati a un nuovo appuntamento con TV, Me, Mini e Trendoni. Ah, cos'è tutto questo? Yeah! Pensavo di aver messo la grafica, invece avevo tolto la grafica. Vabbè, ragazzi, ma ci siete abituati che se c'è un modo per fare disastri, io lo riesco sempre a trovare ad ogni live. Comunque, buonasera, buonasera, ben trovati, carissimi. Sempre qui in questi 60 minuti, forse oggi già dico che saranno qualcosina di più, in 60 minuti circa, in cui si va a esplorare il meglio del peggio del mondo della televisione. Oh, e oggi, ragazzi, ne abbiamo tante di cui parlare, tantissime di cui parlare, a partire proprio dall'argomento titolo di questa live. Solamente che prima di cominciare vorrei iniziare con i ringraziamenti. Innanzitutto, non possiamo non cominciare 2003 Trendoni senza ringraziare il mitico Daito che ci ha fatto la colonna sonora di questa bellissima sigla. Scusatemi, io ogni live la sento, ogni live dico: mamma mia, quanto è bella, senti che groove, senti che ritmo, e quindi non posso fare a meno di non ringraziarlo ad ogni appuntamento. E poi devo ringraziare assolutamente voi che neanche scatta il segnale della live di Mui e già siete qui fedelissimi. Veramente un abbraccione, chat. Grazie, 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 grazie di essere già qui. Eccolo, c'è pure il gabbiano. Assolutamente sì, c'è anche il gabbiano. Ormai lo voglio chiamare così. Il gabbiano, il gabbiano. Ma infatti 60 minuti col gab non ci basta, nello scherzo, ma vabbè, troppo gab love. Grazie Anto, veramente grazie. Un abbraccione anche a te, Pammi, un abbraccione. E allora, visto che veramente di cose cicciose ce ne stanno veramente tante, vorrei cominciare innanzitutto facendo un rapido recap. Ossia, mentre noi stiamo parlando, sta avvenendo il CinemaCon 2024. Quindi voi immaginatevi questa location, questo albergo di lusso, che mi sembra che sia il Caesar Palace, quindi neanche un alberghino tra tanti. Il Caesar Palace di Los Angeles, con tutte quante le migliori autorità che vanno lì e fanno conferenze, presentazioni e annunci. È per questo che infatti nelle ultime ore stiamo vivendo questo mood da non lo so, da Super Bowl, dove escono teaser, dove escono annunci, dove fanno dichiarazioni. E in questo momento proprio si sta tenendo il panel si sta tenendo il panel di Panasonic. Sì, ciao di Panasonic. Di Paramount, scusatemi, a una certa età, brand con la P che finiscono con una vocale troncata, è questo. E dove ci sta Paramount? E hanno proprio fatto una caterba di annunci. Ma andiamo un attimino a vedere nello specifico cos'è che hanno annunciato, perché negli ultimissimi minuti, proprio perché è cominciato poco più di un'ora fa, hanno annunciato il crossover tra G.I. Joe e Transformers. Hanno confermato il titolo del film di Star Trek, che si chiama la Star Trek Origins. Hanno fatto vabbè, dici che ci interessa a noi, però per i bambini saranno sicuramente contenti. Paw Patrol 3. Hanno annunciato il sequel dell'ultimo film animato delle Tartarughe Ninja e hanno annunciato la versione live action sempre delle Tartarughe Ninja, Teenage Mutant Ninja Turtles The Last Ronin, quello lì che viene adattato proprio da una famosa graphic novel dove tutte quante le tartarughe fanno una brutta fine, ma ne rimane solamente una che servirà appunto a vendicare le altre. Fa appunto un po' la via del Ronin solitario. E poi tantissimi altri annunci, tra cui un nuovo film di Damien Chazelle, un reboot di Scary Movie e veramente tanto altro. Ah sì, vabbè. Tante tante info. Dove stanno scritte tutte queste info delle ultime ore? Ovviamente, signori, tutto quanto questi annunci li vedremo nello specifico domani mattina al Cinecaffè. Perché adesso ve lo faccio vedere. Voilà, no, 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 non era qua, non era qua, non era qua, non era qua, eccola qua. Ma perché domani mattina potremo parlare di tutte quante queste cose che potete già trovare sulla home di Movie Player. Tutti
quanti gli annunci, proprio quasi in tempo reale, come se avessimo degli inviati lì sul posto, stanno uscendo tutti quanti, cioè Transformers, Chazelle, il film Last Ronin, il primo di Scary Movie, quindi domani potremo parlare di tutti quanti questi e di anche quegli altri annunci che ci saranno, perché non finisce di certo qui. Dopo Paramount è il momento di Disney, e ragazzi, Disney ne ha parecchie di cose da dire, Disney ne ha parecchie di cose da dire, sia lato Disney stessa, ma proprio anche con le sue, con i suoi franchise che tiene al suo interno, tra cui Star Wars, Marvel, Pixar, e chi più ne ha più ne metta. Quindi veramente sarà un bel cinecaffè quello di domani. Direi che Pattinson non c'è, no, Pattinson non c'è. Off topic, secondo te questo... Mamma mia, bello mio, sono... Tu mi leggi nel pensiero, tu mi leggi nel pensiero, perché io era questa qua, una delle notizie di cui volevo parlare, era esattamente questa, ma il bello è che abbiamo anche la risposta di Fiorello, perché ha risposto esattamente 13 minuti fa a questo off topic. Comunque, spieghiamolo pure per gli altri. Secondo Dago Spia, Amadeus pare che stia per firmare per passare sulla 9 e si porterà pure Fiorello al fine scadenza di contratto con la Rai. Così fosse, la 9 si propone come quarto polo televisivo indietro a Rai, Mediaset e la 7. Allora, questa voce che gira da tanto, gira da tantissimo tempo, che Amadeus sembra che lasci il porto sicuro di Rai e... Oh, aspettate, scusate, ho condito la cosa beata, questo volevo condire. E sembra appunto una voce che nelle ultime ore sta raggiungendo una certa rilevanza. Sembra che si dovrebbe portare dietro anche alcuni suoi format. Dovrebbe andare domani proprio dovrebbe firmare il contratto da 9 e si porterà Show e Quiz. Amadeus sembra che sarà, sempre secondo questo rumor di Dago Spia, anche il responsabile dell'intrattenimento in generale proprio di 9, e a seguirlo dopo di lui in estate arriverà Fiorello. Quindi questa qui era la comunicazione. Soltanto che 13 minuti fa, proprio potete leggere esattamente il commento qui sopra di me, Fiorello ha risposto a uno di questi numerosissimi tweet che annunciavano la cosa, dicendo: ancora? La volete finire? Io andrò su Rai 3. Ora. Mentre dico ciao Lady, ben arrivata. E mentre dico, prima di rispondere, mi sembra giusto e doveroso fare una cosa. Per forza. Dov'è? Ragazzi, è il momento del gameplotto, perché ora non voglio dire, ma Fiorello, no? Che ha ancora un contratto. Che cosa dovrebbe fare lui se qualcuno arriva e dice: oh, guardate che Fiorello adesso prende e va da un'altra parte e farà così con Amadeus, quindi è inutile che va affezionato adesso, ma poco dopo l'estate sarà tutto quanto un disastro. Ovviamente una cosa del genere sarebbe super nociva per i prossimi suoi spettacoli che deve fare, i prossimi spettacoli, per i prossimi show, per le prossime puntate, per il prossimo tutto, se magari inizia un format estivo, non si può sapere, non si possono dire con così tanto preavviso questi abbandoni. La stessa D'Urso, persona di cui parleremo più avanti nella puntata di oggi, alla fine l'ha saputo che era la settimana per la settimana, ci ha lasciato dicendo ci rivediamo a settembre, e poi dopo così non è più stato. Nell'estate hanno annullato il suo contratto. Quindi
di fronte a così tanta rilevanza mediatica di Amadeus e Fiorello che vanno via dalla Rai, dopo i numeri che hanno fatto a Sanremo, dopo il fatto che il commento sui social è stato proprio al 100% di gente che li osannava, diceva Rai non ha più nulla, come pure Antodi ci diceva, in questa maniera no, diventerebbe il quarto polo per eccellenza, quando magari al momento non viene considerata tantissimo, perché magari non ha troppi contenuti e troppi format che possono interessare una certa fetta di pubblico, una cosa del genere cambierebbe molto il termometro degli spettatori e quindi secondo me Fiorello ha fatto bene a rispondere in questa maniera, non so voi, però secondo me era l'unica maniera in cui Fiorello poteva rispondere senza creare il panico, non è che poteva dire sì è vero, magari proprio dalle parti del contratto che lui ha firmato ci sta scritto, ma non tanto con 9, ma proprio quello con Rai, in caso di come si dice quando si finisce un contratto, in caso di termine di contratto non puoi dichiarare fino a quando sei a dove, ma non si fa proprio di base che dici dove andrai, se il contratto prevede fino alla fine dell'anno, fino a settembre, Fiorello deve rimanere in Rai e deve fingere di rimanere in Rai per sempre, magari veramente già girato, già andato 1000 volte a 9, ha fatto già magari anche il promo del suo lancio, però al momento deve fingere di essere in Rai. Quindi per me ha risposto benissimo alle critiche, non può rispondere in altra maniera sui social. Io tanto mi sono comprato Mega Boost Amiga Chips, con il omaggio biglietti sono andata per l'inferno. Satana comincia a fare le valigie per tornare da Papiro Paradiso, arriva il nuovo signore del male, Gavinus. Mi hai steso con questo commento, ma tra poco ne parleremo perché abbiamo veramente tantissime cose da dire e siamo ancora alla prima di una marea di notizie che dobbiamo affrontare. Anche se non ci sono voci confermate sulla piattaforma Paramount Plus, pare passarsela male e rischia di essere accorpata o assorbita, vedremo. Esattamente, questa pure è un'altra cosa che volevo affrontare, però sì, tira una brutta arietta sotto quel punto di vista, però qui è anche figlio di tutto quanto quel discorso che abbiamo fatto più e più volte anche in passato. Non si possono avere così tante piattaforme, cioè converrebbe veramente o creare una cosa che hai una cosa e ti regalano l'altra, perché l'unica cosa positiva di Sky era che questa cosa la faceva, ti fai Sky e hai tot promo con Netflix, Paramount Plus in omaggio, Peacock in omaggio, se uno deve comprarsi 7 euro per Peacock, 9 euro per Prime, 9 euro per... poi Prime non è 9 euro ma è molto di più, 9 euro per Paramount e Apple TV Plus e Disney Plus e poi cos'altro c'è? Cosa mi sto scordando? Netflix, cioè uno non può spendere così tanto. Facessero veramente degli accordi, per esempio Netflix, Peacock e non lo so, un'altra, che se tu dimostri di essere a tutte e tre, paghi con un prezzo, così almeno sei sicuro di ampliare anche tu l'utenza, perché così magari le piccoline, però le grandi perché dovrebbero allearsi con qualcuno di piccolo? È ovviamente una cosa che conviene soltanto alle piccole, e piccola piccola ok, ma serve la grande da farti da appetizer, quindi cioè, vengono sicuramente queste lotte piccole di numeri, perché siamo contentissimi per Discovery, come abbiamo visto ieri, che stava proprio in vetta alla classifica delle cose più viste questa settimana, però questa settimana che c'era una scelta limitata in quanto a contenuti. Vediamo tra un pochettino, quando arriverà quel giugno caldissimo, dove arriverà The Acolyte, dove arriverà House of the Dragon, dove arriverà il seguito di The Boys 4, quando si sarà giugno, signori, cosa chi sarà in vetta alla classifica? Veramente complicata la situazione. Dare essere andando via tutti quanti quelli che fanno ascolti, mi hanno dato tanto Pino Insegno e l'annunzia di Girolamo con i loro flop, ma se Rai però floppa dovranno capire che se tutti quanti fuggono devono cambiare qualcosa. Poi cambiare in che senso? Perché per rimanere anche in tema, quando uno poi magari vuole cambiare, innovare, fare anche qualcosa un pochino di trasgressivo, viene visto male. Pensiamo anche a tutte le polemiche avvenute a Sanremo, pensiamo anche semplicemente alle polemiche avvenute con lo spot della patatina Amica Chips.
è così grave, è così forte, però intanto al momento sta ancora in televisione e noi siamo molto contenti. Ma andiamo avanti perché voglio arrivarci. Però con la D'Urso è stato un po' diverso. Credo che non fosse ancora passato a Miglior Vita Silvio quando chiuse il programma per la pausa estiva. Non vorrei sbagliarmi. No, in effetti no. Non era ancora morto Silvio, perché Silvio mi sa che è morto dopo. E lei era... aspetta, lo vado a cercare perché effettivamente non lo trovo. Ah, il 12 giugno. Era il 12 giugno e quindi no, penso che abbiano chiuso un pochino prima, magari sì. Forse era appena successo poco prima. Forse sì. Concordo, ci sta pure la questione sarebbe in ballo perché gli scadenze di contratto con la Rai. Eh beh, sì, perché le cose in quel senso sicuramente si fanno pesanti. Comunque saremo a vedere se è vero o no. Da adesso comincia quel bellissimo filone in cui si vocifererà, cioè si faranno spoiler rumor per tutta quanta l'estate. Solamente in estate sapremo la verità, soprattutto a settembre, quando veramente il contratto cadrà e vedremo se anche la coppia Fiorello e Amadeus lascerà Rai come hanno fatto la coppia Fabio Fazio e Luciana Letizzetto. Comunque brevemente, ok, no, eccolo qua, del sequel reboot di Heroes ne parleremo sicuramente domani. Signori, vogliamo affrontare subito la questione l'enorme elefante nella stanza? Lo affrontiamo adesso? Dai, affrontiamola adesso. Siamo nelle mani di una versione poco più moderata, ma lo sai, sì, perché è una situazione veramente complicata, strana, troppo. Affrontiamola bene adesso. Allora, pim pum pam. No, signori, non lo trovo. Non c'è più. L'hanno tolto. Attenzione, al momento sto cercando lo spot. Proprio in versione che era free. C'era fino a ieri. Fino a ieri c'era. No. Sono. Non ci posso credere. Io lo devo trovare perché questo spot non sento storie. Questo spot lo dobbiamo vedere. No, tu devi rimanere. Io non ci posso credere che non c'è più. Il bello è che io ce l'ho, però non su questo PC. Sono stato così poco saggio da non... Mamma mia. Che scioccone. Veramente che sciocco. No, devo trovarlo, scusatemi. È diventata proprio più forte di me la cosa. Dove sta? Qua. No, I have to find it. Perché mi ricordo che ieri l'ho guardato, quindi scusate, mi è diventata veramente una grande questione di principio. Perché appunto si può lasciare, poi però io vengo a vederlo e non ci sta più. Il video non c'è più, non ci posso credere. Gliel'hanno messo privato. Allora io sai che faccio? Io vado a cercare così. E tanto qui ci sarà. Sicuro. E infatti così l'abbiamo trovato. Oh, perché io, signori, non mi fermo di fronte a niente. E a me questa cosa non mi interessa. Eccolo qua, signori. E ora ce lo guardiamo anche.
No, no, no. Allora, voi immaginatevi la situazione, perché parte tutto quanto molto, molto in fretta. L'8 aprile, lunedì, rilasciano questa pubblicità che stiamo per vedere su reti Mediaset, sulla 7 e anche in digital uscirà prima di YouTube sponsorizzata. Esattamente, esattamente, lo spot della patatina. Questo spot, genererà nell'arco di pochissime ore proprio una serie di polemiche incredibile. Non sai nulla ed eccoci qui che arriva Gab, e ecco qui che arriva Gab. E questo spot creerà una polemica assurda perché non voglio dirlo. Guardiamo prima lo spot perché non voglio influenzarvi. Guardiamolo. Poi ne parliamo. Amica Chips, il divino quotidiano. Allora, ovviamente, come stavo per dire, questa cosa ha fatto indignare molti. Perché? Ovviamente sono partiti proprio proprio organi della pubblicità, proprio organi dei telespettatori. È partito veramente tutto quanto mi aspettavo molto peggio, visto che c'erano suore, prete e patate. No, non così estrema come cosa, però sicuramente c'era un intento, una voglia di scostare il brand da quello che era il precedente testimonial, perché moltissime persone continuano, nonostante sia una cosa del 2006, ad associare Rocco Siffredi alla famosa pubblicità di Amica Chips. No? Tutti quanti abbiamo presente quel pa-pa-ra-ra, pa-pa-ra-pa-pa-ra-pa. E invece è una cosa del 2006, la primissima versione. Poi vabbè, è tornata anche più avanti con degli update, però è cominciato tutto quanto nel 2006. È comunque una campagna pubblicitaria che c'è da moltissimo tempo fa. Sicuramente c'era questi intento di voler prendere e distaccarsi da quella cosa lì. Quindi, dopo essere stati associati per così tanto tempo con Rocco Siffredi, patatina, Amica Chips, eccetera, ci spostiamo, andiamo un po' più su qualcosa di estremo, sempre molto audace, però comunque con i piedi un pochino più per terra. Solamente che questo accostare le patatine con l'ostia, questa sostituzione della patatina con l'ostia e quindi una rappresentazione di quello che viene detto il corpo di Cristo, proprio sostituito con un, tra virgolette, snack, ha indignato tutti quanti ed è partita la polemica. Blasfemo, non avete rispetto, se è così poco pesante per voi, fatelo utilizzando Maometto come protagonista di questo spot. Allora, la polemica è divampata tutta quanta lunedì. Martedì mattina già si vedevano alcune autorità che stavano dicendo ok, forse succederà qualcosa, forse succederà qualcosa. Mercoledì alle ore 9 del mattino, comunicato ufficiale che lo spot è stato che lo spot sarebbe stato rimosso, perché infatti io ieri l'avevo visto, era ancora sopra il canale. Io mi ero messo in intervallo, ho detto sicuramente lo levano, sicuramente lo levano, e infatti l'hanno levato. Perché appunto hanno dato ragione alle persone che si sono indignate. Hanno detto che sicuramente ci sono delle persone che hanno la sensibilità urtata per quello che è successo, e quindi da lì è scoppiato il caso. Ma più che il caso, è scoppiata la discussione, perché lì siamo entrati in un altro, proprio in un altro livello, ossia
quanto è stato fatto apposta, quanto è stato il classico purché se ne parli, basta che se ne parli, facciamo una cosa estrema. Sappiamo che poi arriveranno a troncarcela, però almeno poi le persone che faranno sui social, a tavola, si manderanno i video, i meme. Ho visto già tantissimi meme girare in questa settimana di questa cosa, che ripeto, non aveva neanche così tante visualizzazioni ieri questo, però chiunque anche nel settore mio ha parlato di questo caso. Abbiamo visto sui social caroselli che ne spiegavano gli eventi, quello che era successo. E il bello è che oggi ancora, se avete avuto fortuna, potevate vedere questo spot sulle reti sopra elencate. Quindi appunto Mediaset, la 7 e la 7D pure. Quindi è una cosa un po' curiosa. Adesso però che l'avete visto, vi sembra, vi percepite, hanno esagerato a sollevare queste critiche, oppure hanno, alla fine, no, ci stava, però è simpatico, ma non è che è stato così drastico. E nel frattempo rimetto il nostro Fido Panda, perché non riesco a stare senza il nostro Panda in sottofondo, e magari metto la foto di, sì, sempre di qua, però. Però della. Ok, dove sta? Dove sta? Dove sta? Dove sta? Oh, dove sta? Tutto, non riesco più a vedere nulla. Eccoci qui. Ok. Sì, comunque era l'istituto di autodisciplina pubblicitaria, secondo cui la comunicazione commerciale non deve offendere le convinzioni morali, civili o religiose degli spettatori. Questa era la dicitura corretta, perché poi non volevo dire magari, cioè, questa era proprio le cose, e questa è proprio la scena incriminata. E con la fortuna nostra, questa qui diventerà la classica anteprima di Twitch, di YouTube, ci butteranno giù il video da tutte le parti. Lo so già, già lo so, già lo so. Comunque vi recupero perché non leggevo da prima. Io adoro quella pubblicità, sono una brutta persona, ma fa ridere, fa vero, fa ridere. L'Ave Maria in sottofondo, ma si era neanche la metà di quello. Alcune persone erano disturbate dal fatto che ci fosse questa versione dell'Ave Maria di Schubert, se non ricordo male. Quindi erano anche l'Ave Maria alla fine aveva colpito. Quella di Rocco, dico, sì, avevo capito che intendevi quella di Rocco. Quella di Rocco era letteralmente geniale. Una persona come Rocco Siffredi, che soprattutto nei primi 2000, tutti quanti sanno chi è, già magari adesso vado da un teenager, una persona nata dal 2010 in poi, gli chiedo ciao, chi ero così freddi, magari non è che lo sa per certo. Grazie alla serie Netflix gli sarà sicuramente arrivato, però magari noi, figli degli anni 80-90, lo conosciamo molto, molto di più. Ogni volta che vedrò una patatina al supermercato mi metterò a ridere. Ma certo, ma assolutamente, ma è quella la cosa, perché lo fanno. Il purché se ne parli, anche quello è anche lì che scatta il dubbio. Quanto sapevano quando hanno deciso di fare questa campagna pubblicitaria che li avrebbe interrotta? Hanno sperato? Perché farla soltanto su queste reti? Perché non su Rai? Perché sapere che se tu vuoi, perché lo scopre anche di questo, perché è stato anche interpellato il capo che ha ideato questa campagna pubblicitaria, che poi tramite gara, quindi molte persone sapevano che sarebbe uscita in questa maniera la pubblicità. Comunque, e lui ha detto: il nostro scopo era allargare, comunicare, parlare ai giovani. Perché ti muovi anche sulla televisione, che è un luogo dove il giovane non è che ci va particolarmente, a parte estremi momenti come appunto Sanremo oppure Belve, di cui parleremo anche più avanti. Non è che vai. Quindi la pubblicità fatta per il giovane che turba magari la persona di un'età un po' più avanzata, ma il giovane magari l'apprezza, la coglie, e la condivide, eccetera, gli fa pure chiacchierare. Quanto conviene nel mondo d'oggi? Perché poi è veramente un campo minato. Quindi ci sono proprio moltissimi sospetti che possa essere stata fatta tutta quanto una mossa fatta apposta per uscire, non uscire realmente, ma rimanere così dentro questo sottobosco, campare di chiacchiericcio, perché alla fin fine poi la notizia ti arriva, che poi che tu sia o una persona di chiesa, ormai vai lì e ti viene da associare quel momento allo spot, e in quel caso avrebbero vinto loro. Vincono loro, Grace!
Ma infatti non ci trovo nulla di male in questa pubblicità. Comunque loro lo sapevano e si aspettavano questa reazione dei bigotti finti moralisti. Ottimo marketing, perché ne stiamo parlando tutti e loro vendono. Ma io anche sono convintissimo di questo quanto te. Per me era tutto quanto organizzato, hashtag complotto, perché. Cioè, tu non devi per forza pensare alle conseguenze, tu non puoi veramente credere che nessuno ti avrebbe detto qualcosa contro tutto. Cioè, a parte che è una cosa che mi sono anche domandato io, però, cioè, quando fanno magari queste scene nei film, questa me la sono sempre domandata, non c'entra nulla, momento chiacchiera, vorrei parlare con qualcuno che ha girato film, devo intervistare Ewan McGregor per chiedergli questa cosa. Quando tu interpreti un ruolo del genere, un ruolo di una persona di chiesa e magari fai però delle cose controverse, ti vengono mai a dire qualcosa? Cioè, per il personaggio di Ewan McGregor non è proprio buonissimissimissimo. Pure le cose che fa sono un po' estreme, anche un po' nel finale soprattutto. Quindi, quegli atteggiamenti lì, come vengono considerati? Hai ricevuto critiche per quello? Ci sta un qualcuno che. Perché alla fine tu fai una cosa del genere, che fai? Non consulti il parroco sotto casa, Fra Martino, che dici: oh, io ho il parroco della parrocchia, gli vado a chiedere: senti, ma se facciamo una cosa del genere, qualcuno si arrabbia. E soprattutto, se non eravamo in Italia, ma eravamo in un altro paese nel mondo dove non c'era la Chiesa, non c'era il Vaticano, una pubblicità del genere avrebbe avuto lo stesso peso? Sarebbe stata considerata blasfema ugualmente col popolo che urla e allo scandalo? Chi lo sa? Nel gioco del se fossi, io dico, chi lo sa? Continuo a leggervi, se guardate i fatti, per un cristiano può essere comunque irriverente, ma non blasfemo, non ci sono neanche crocifissi. Ma no, infatti si riferiscono non tanto a quello, ma si riferiscono proprio al messaggio, perché dicono che l'ostia è il corpo di Cristo, viene proprio detto in quel momento anche della funzione religiosa, e quindi dava fastidio, temevano che si potesse urtare la sensibilità del fedele, perché in quel momento si sta paragonando la divinità a una patatina. Ora è carina questa pubblicità, niente di scandaloso, solo condivido alla perfezione. A me sta simpatica la Dora che bagni, lei è bellissima, che sta proprio lì, dice: sì, fate fate, mo arrivo, eccola, eh. Anche se io continuo a dire di aver visto una versione, perché esistono più versioni di questo spot, non riesco a trovare più quella un po' più lunga dove c'era proprio questa è la fine dello spot. Io so che ho visto, ho intercettato la prima volta la versione lunga della pubblicità dove ci stava appunto la suora con la busta di patatine che stava mangiando, entra il corteo di suore che vediamo dopo. Lei, colta alla sprovvista, nasconde le patatine dentro l'armadietto dove ci dovrebbero stare le ostie. Inizia la funzione religiosa e nel mentre il prete la prende, l'ostia, che dovrebbe essere l'ostia, le dà la patatina, perché anche lui non se ne accorge, prende e dà, tipo così. Vedendo la versione corta, sembra effettivamente questa è la chiesa di San Carlo, anche se non è di Sana Mica Chips, dove venerano le patatine in busta. Sembra un po' così. Con quel pezzettino mancante di storia, di storytelling, si va un pochino a perdere la cosa, sembra un pochino di più. Invece tutto nasce da appunto una fuga, una cosa, bisognava essere nascosto, era anche un po' quella comicità. Perché appunto però ti toglievano l'effetto sorpresa di vedere poi dopo la suora che mangia. Però questa qui è la versione che è uscita, quindi io non ci trovo nulla di offensivo e sono ironica. Poi sono sempre dell'avviso che se una cosa non ti piace non la guardare, è quello. Però la pubblicità, attenzione, la pubblicità tu non puoi non guardarla. Se io prendo e metto canale 5, non è che è sempre come YouTube che aspetti qualche secondo e skippi. Alle volte, cioè soprattutto in televisione, la pubblicità quella è. Loro te la danno e tu te la devi sorbire. Quindi pure scegliere quel modo di comunicare è
presta il fianco a, perché se tu la fai solamente online, parli solamente a certa gente, facevi questa campagna solo su TikTok e facevi un video del genere solo su TikTok, si sarebbe indignata ugualmente la gente, ma non avrebbe toccato quella fetta di pubblico che si indigna di più a guardare certe cose in televisione. Perché appunto, il solito discorso della famosa pubblicità della pesca. Chi è che guarda televisione? Nonno Mario, zia Maria, Giuseppina, l'attrice nonna di con 12 nipoti. Persone che magari non hanno uno spirito dell'umorismo, che magari gli fa dire vabbè, una pubblicità è carina, invece la prendono, non voglio dire sul personale, però con molta più pesantezza che avrebbe bisogno magari l'argomento così. Quando si fa politica è molto peggio, assolutamente sì, è vero. Questi sarebbero capaci di chiedere la censura di Bruce Broaddus per la scena della monaca che è d'ammazzate, o James Brown, versione pastore, che fa luce a Belushi, assurdo. Ma infatti oggigiorno, secondo me, un remake dei film del genere avrebbero problemi, avrebbero veramente tantissimi problemi ad esserci. Ora, un discorso completamente diverso, ma quando parliamo del politically correct che arriva e mette lo zampino in tutto, cioè basta semplicemente guardare anche Star Wars, come questa cosa sta influendo su l'utilizzo del nome Slave One per indicare la nave di Boba Fett, che ora è diventata il caccia torpediniere, la fregata di Boba Fett, l'astronave di Boba Fett, oppure come stanno anche cercando di togliere dall'immaginario collettivo Leia, come la vediamo nel Ritorno dello Jedi, quando è con il suo abito da schiava di Jabba the Hutt. Appunto, forse capiamo anche che ha un problema con la parola slave, uno, però l'altra cosa è appunto che si cerca sempre, no, questo modo così, e paradossalmente viene sempre il dubbio quanto riesce questa cosa, queste censure che arrivano e tagliano drastiche così. Per questo infatti viene quasi da dire, queste censure così potenti ci fanno siamo liberi di dire e fare quello che vogliamo, chi lo sa. Ho letto qualche perla di estremisti cattolici su Twitter su questo spot. Siamo al medio, ma sì, assolutamente, assolutamente. Ora purtroppo non c'è più la possibilità di vedere quello originale, però se voi andate su un qualsiasi post social che parla della vicenda oppure che fa vedere questo spot, sotto potrete vedere certi commenti che non avete nemmeno idea. No, oddio, Lady Sephiroth, commenti con il no. Non so a cosa ti riferisci con quel no. Ah, forse ti ha indignato, forse no. Esatto, ma lì ci sono i politici con rosari in mano che invocano i blocchi navali per gli immigrati che vengono pure a politici. Mamma mia, ti ricordi pure quando con Barbarella durante, Dio, che cos'era? Credo che era live, non è la d'Urso, con la preghiera in diretta. Mamma mia. Ciao Laura, era meglio la pubblicità fatta da Rocco? Assolutamente sì, assolutamente sì. Faceva molto più ridere e aveva proprio abbracciato tutti la pubblicità con Rocco. C'è poco da fare. Si dà le patatine al posto dell'ostia, ok, era offensivo per i cristiani, ma poi si capisce che è la sora che mangia. Sì, però se tu guardi qua, nello spot non ricordo se si vedeva, però qua si vede che lei ha proprio in mano, lei, che il prete ha proprio in mano la patatina, perché appunto è avvenuto questo scambio mentre lei la nascondeva. Guarda, mi sembra che questa versione integrale era presente nel post che ha fatto Trash Italiano, sperando che Trash Italiano l'abbia lasciato su, che non gliel'abbiano mi sa che gliel'hanno fatto levare pure a Trash Italiano. Ah no, sì, grande Trash Italiano, qui c'era la versione completa che mi ricordavo io. Mamma mia, mitici, qui c'è la versione che ricordavo io, che vedete, c'è il dopo, però all'inizio c'era questa versione completa dello spot, dove vediamo per l'appunto la suora che prende, non sa dove mette, perché se ne stava mangiando comodamente lì, viene colta, la mette via, io ho visto pure questa parte, e poi dopo però, dannazione, che faccio? Vabbè, mi mangio quelle altre detente dalla busta. Risate. Sipario, fine. E, ok, torniamo di qua.
Ma poi il prete dall'ostia sarà mangiato la latina, è tutto un altro. Sì, esatto, perché così è sempre stato più greve. Ora mi è più chiaro il senso. Purtroppo ho visto solo quella corte, perché soltanto questa corte adesso si trova. Perché purtroppo nel mio cervello c'è quella completa. Questa qui corta è tutto ciò che è rimasto. Fondamentalmente il target è chi lo guarda il problema. Esatto, è sempre quella la questione. So che questa qui è una deriva un pochettino più che è guardare il mio lavoro che mi aiuta a percepire meglio questa cosa. Da bravo creatore di contenuti, è importantissimo sapere a chi stai parlando. Quindi, se io vedo uno spot del genere e tu mi dici voglio parlare ai giovani, ti dico bravissimo, ci sta, ci arrivi al giovane, ci parla al giovane, il giovane lo colpisci. Però se tu mi fai questo spot e me lo metti sulla televisione, devi essere pronto che ti stanno proprio per fare un attacco da tutte le direzioni. Ed è quello che gli hanno fatto. Ed è quello che gli hanno fatto. Ricordo un video del terzo segreto di Satira dove si utilizzava un tarallo al posto della fede nuziale, però già quello sarebbe differente perché quello con il tarallo, cioè, e la fede, non è che la fede è un oggetto, cioè non come dire. Ho un ricordo di una scena iconica dell'esorcista che viene generalmente censurata. Guarda come lo sto dicendo in maniera elegante. Una volta veniva sempre censurata, però è stata girata. In Italia quella versione è stata tagliata ed è stata inserita molto dopo quella scena, ok? Perché? Stesso motivo, perché è proprio il simbolismo, cioè il simbolo importante, la fede è sicuramente un simbolo del matrimonio, che però lo guardi, cioè io penso alla fede, vedo proprio un anello così, paradossalmente penso a Bulgaria all'anello del Signore degli Anelli, subito però, papapam, su instant, instant, proprio c'è poco da fare, anche la versione quella lì grande che hanno usato per le scene da vicino, io penso subito a quella e non mi viene da pensare a quella lì. Se invece vedo un'ostia, vedo un crocifisso, penso ovviamente subito alla religione e a tutto quanto quello che ne consegue. Quindi colgo la difficoltà, la pesantezza che magari possono avvertire quando si lamentano di queste cose. Comunque, ragazzi, sono le 21:55 e stiamo ancora ad Amica Chips. Sì, campo, lo ricordo pure io. No, era la risposta alla tua domanda. Si sarebbero ignati, scusami, se fosse uscito in un altro paese che non era Italia. Perdonami, che come al solito, come direbbe qualcuno, sto leggendo i commenti di ieri, quindi che poi sono soltanto di 4 minuti fa. Sono anche molto bravo, però questo argomento vi ha acceso, quindi stanno salendo molto, molto in fretta. Censurano queste cose, ma non censurano certi programmi con politici che dicono cose imbarazzanti e si urlano addosso. Ma infatti è quella anche poi il paradosso. Vi ricordo sempre che qui a TV Mine Trendoni si parla del meglio e del peggio del mondo della televisione, ma non parliamo mai di politica, perché lì sarebbe molto pericoloso. Però non lo facciamo per quale motivo? Perché se no, se dobbiamo parlare del meglio e del peggio del mondo della televisione e dovessimo anche parlare di politica, riempirebbero loro questo slot. Quindi non posso far altro che dire hai perfettamente ragione. Quelle cose si possono fare e si possono vedere. E finiscono in televisione, pubblicate su social, nessuno le cancella, nessuno le. E soprattutto nessuno le dimentica. Quello è, non voglio dire più grave, però oggi proprio, se non ricordo male, è l'anniversario. Ora non c'entra niente, però per dire che un politico che parla e fa una cosa rimane più impresso di una pubblicità. Forse tra 4 anni ne parleremo di questa pubblicità, non credo, però. Oggi ho visto su più di una bacheca Facebook e su più di una stories delle persone ricordare oggi sono 4 anni del non agire nell'ombra e fare nomi e cognomi. Era un meme anche quello, però quante volte, cioè, tutto quanto quello che dice un politico ha molto peso, e loro dicono quello che dicono, basta, e fanno quello che fanno, basta di no. Ok, allora effettivamente per i cristiani la patatina al posto dell'ostia è too much. Eh sì, potrebbe darsi. Anche se era una classica gag da cinepanettone. Sì,
Forse sì, però non credo che l'avrebbero fatta. Perché lì devono arrivare. Cioè, magari se anche io vado indietro con la memoria, magari fanno fare la cosa ad uno di loro. Ma non so se arriverebbero a una cosa del genere. Non lo so, mi devo. Però aspetta, mi ha appena ricordato una cosa, che c'era un cinepanettone, quello lì con De Sica prete, che si chiamava, credo, Colpo di Fulmine, dove De Sica si innamorava di una vecchia fiamma, di una sua vecchia fidanzata di prima che diventasse prete, se non ricordo male. Bisognerebbe rivedere quella cosa lì e semmai sollecitare il. Se non vi ha indignato quello, perché vi indigna questo? Ti giuro, mi ha dato un motivo per vedere quel pessimo film che è Colpi di Fulmine. Ecco, non ci ho neppure fatto caso, questa è carina l'idea, è troppo esagerato invocare la blasfemia proprio da esaltati, è quello. Sono d'accordo con Gab, la pubblicità è passiva, non la puoi sempre evitare, alcuni non possono farlo, quello è anche il io ho i riflessi di un bravo, no, c'è niente, quando vedo le cose non mi piacciono ci metto una vita a schivarlo. Io invece mi accorgo che ho il problema che non mi accorgo di cosa sono, cioè alle volte, soprattutto con la televisione, partono delle pubblicità e io magari mi perdo, perché magari sto guardando una pubblicità, vedo una persona che cammina in un campo, inizia a piovere, corre, si va a riparare in un caffè, ci sta una persona che dice salve, volevo qualcosa da prendere, sì dai grazie, iniziano a chiacchierare e poi viene fuori la pubblicità, è una scarpa, scarpa il Gab, la tua compagna di vita che ti porta verso il tuo futuro, cioè per dire, ma che è? No, e quindi mi perdo il finale, quindi molte volte mi ritrovo a doverle riguardare con molta più attenzione per dire fammi vedere questa pubblicità che ho intravisto mille volte ma non mi ricordo di che cos'è, oppure le pubblicità, questa canzone di questa pubblicità dove l'ho sentita? Era pubblicità di qualcosa, mi ricordo un movimento dei capelli, mi ricordo una banca, uno che gira con un bastone e fa i cerchi, mi rimangono queste suggestioni. La buona e la sera, buonasera Daito, buonaserissima Daito, eccolo il mitico compositore della sigla di TV Memini e Trendoni, grandissimo Daito, e nonché autista, no, sì, e io non oso immaginare cosa accadrebbe se vedessero una puntata di South Park con quella rappresentazione di Dio, faccia di popodono piccolo, peloso, zampette da elefante, vanno in piazza a bruciare qualsiasi cosa relativa a South Park, ma è questa la cosa, South Park non gli arriva perché... la signora Giovanna oppure la madre superiora suor Clementina non gli capita di vedere South Park, per quanto possono magari essere moderni eccetera, non è una cosa fatta per loro, quindi ci può stare che fanno, cioè lì possono dire oh non mi piace come lo fanno, però non è che puoi prendere e urlare. Se tu mi fai la pubblicità in TV, se loro mi facessero South Park in chiaro oppure con uno slot la domenica a mezzogiorno dopo il collegamento con le chiese, lì in quel caso te la stai andando a cercare tu e quindi aspettati che ti torna questo fuoco, quindi c'è la colpa non sta solo di là, ma sta anche un po' di là. Sì, capisco bene e concordo profondamente, però personalmente quando guardo la TV sto sempre col telecomando pronto ed appena spunta la pubblicità cambio canale, ma capisco che è una cosa mia, soprattutto da quando vado in streaming, la pubblicità non la sopporto proprio. Io sono molto così, a parte guardo veramente pochissimi programmi live, zero. Li guardo sempre in differita, quando scatta la pubblicità generalmente posso andare avanti, ma... come dico anche per ricordarlo, visto che è una feature che perderò da qui a breve, il mandare avanti la pubblicità, non ci sarà più. E io le pubblicità non realmente non le guardo, comunque, a parte gli scherzi. Non lo so, quindi le subisco. Se mi capita, quelle di YouTube le guardo, tutte quelle che devo guardare, a questo punto me la guardo. Però quelle proprio che mi arrivano dalla televisione, proprio poche. Il problema nasce quando la politica rompe di prepotenza nel mondo dello spettacolo. È cosa che succede molto spesso, aggiungerei. Cosa succede veramente molto spesso. È un'avanguardia, assolutamente. Però appunto, quanto capiscono dell'avanguardia queste persone che vi ricordo si erano indignate con lo spot. Allora, qui
possiamo dirgli che effettivamente di problematiche ne avrebbero potute trovare tanti, cioè c'era del materiale, ci poteva essere che poteva solidificare, ma loro si sono, hanno osato indignarsi con lo spot della pesca di Carrefour, eh? Non ce lo dimentichiamo. La bimba che va a comprare la pesca, questa te la manda mamma, ma come ti permetti? I bambini non devono intromettersi, i genitori sono liberi di fare quello che vogliono, bam, questo tsunami così, non dimentichiamocelo. E quello spot era l'innocenza, la speranza di un bambino che non è che obbliga, gli mette delle catene, ora dovete stare insieme per sempre. Un minimo gesto, quella cosa che ti fa dire, ma chissà, vedremo. Allora dovrebbero, ripeto, indignarsi pure tutti quanti i film dove ci stanno i bambini che fanno tornare insieme i genitori separati, tutti quanti quei film usciti anni 80, 90, 2000 che hanno cresciuto intere generazioni. Allora pure quello non deve esserci più. Se ci indigniamo per tutto, ci indigniamo anche a ritroso per le cose. Mamma mia, scusate, è partito il dissing violento. No, invece sì, penso che è il momento dell'autista. Però quello non è pubblicità, davvero, se ti piace e la guardi ed è bellissimo. Comunque, ok, io non conosco i cinepanettoni 4, lo so, è una grande arma, mi so muovere anche lì, Chiedo meglio, no, però veramente, sono abbastanza sicuro che era quello, vediamo un po'. Colpi di fulmine, trailer de Sica. Mi non stavo scrivendo, ho scritto 3 ore nel niente. Non è la... ok. Vediamo un po'. Però era recente. Vediamo un po' se era questo. Ehi, pure questo è unavailable. Tutta unavailable. Allora, quali dei seguenti brand di prima colazione hai sentito parlare? Non c'è Grissin Bon, purtroppo. Quindi dirò Cornetti. Era questo qui? Sì, assolutamente. Ecco, allora, scusatemi, eh. Trailer di Colpi di Fulmine, film de che era? Primi 2000, no, primi 2000, 2015-16. Ranger trailer. Già, una carabiniera, un quarto, una perpetua e un muto. Carlo, sono già arrivati, che faccio, scappo? Come avvocato ti dico, chiarisci subito la tua posizione. Ah, perché lui fingeva, ecco la cosa. A parte mi sono appena accorto che c'è la musica in sottofondo e mi ero scordato che lui fingeva, è vero. Quindi loro hanno questo scamotaggio, lui non lo è. Non lo è, quindi lui può fare tutto quello che gli pare, è vero. Non essendolo, lui può fare tutto, perché sarebbe come Sister Act. Anche Dolores Van Cartier può fare tutto quanto quello che fa, perché lei non è. Ma ero dimenticato che lui scappava dalla finanza e per questo andava in quel paesino dove rincontra l'amore. È vero, niente. Finita così, quindi hanno ragione loro, hanno ragione loro. E vedi, non conosco i cinepanettoni tanto bene quanto. E vedi, a vedere i film una volta sola. Me li devo rivedere, me lo devo rivedere. Film di 11 anni fa. 2013. Il problema è che avevo la pubblicità con Robert Pattinson, mi sembrava un film. Guardavo lui e non ricordavo che fosse serietà. Guarda che succede veramente. Guarda, secondo me, una di quelle pubblicità che rimangono impresse sono appunto Amica Chips con Rocco Siffredi, perché tu vedi Rocco Siffredi, vedi Amica Chips e capisci subito di cosa si parla. Però questa cosa ti può di bene una volta, quante altre volte invece questa cosa ti va male e appunto colleghi troppo la persona al brand e poi non riesci più a scostarlo. Io ho già una certa età, ricordo le polemiche ai tempi di Uccelli su Rovo di Canale 5, pure si chiedo alla blasfemia, però la serie andò in onda ugualmente con grande successo. Da un certo punto di vista c'era forse maggiore libertà televisiva, specie sui canali privati 40 anni fa. Beh, certo, questo assolutamente sì, ma 40 anni fa, ragazzi, ora non posso mettervi le immagini, però lo lascio per chi vuole intendere, intenda. Oh, scusate, mi state dando il nostro Fido Panda in azione. 40 anni fa, su reti Mediaset, andavano in onda programmi come Cin Cin. Io non mi stancherò mai di dirlo, un po' meno di 40 anni fa, 25 forse, andava in onda sui canali Rai Il Gioco del Loco con la casella 69. Io non dimentico certe cose, quindi il fatto che esistessero certi programmi una volta era molto più sì, ok. Adesso è
si è molto più controllati, non bisogna urtare la sensibilità di nessuno, nessuno pensa ai bambini, nessuno pensa a quelle certe categorie, quella certa rappresentazione. Sapete che se si fa così è come un po' fare peggio, secondo me. Cioè, non si possono dire e fare certe cose riferite a certe categorie, certe, però così facendo le rendi, le tratti in maniera diversa, quindi stai applicando, stai facendo l'esatto opposto di quello che vorresti fare. Cioè, non so se mi riesco a spiegare, quindi boh, però è un discorso incredibilmente più grande, molto più grande delle patatine. Potevo parlare veramente per ore, ma avevo ancora altro di cui parlare. Questa è una delle cose che dobbiamo parlare, anzi, due argomenti, 1:10 di live, due argomenti, direi. L'avevamo detto che oggi sarebbe andata lunga, l'avevamo detto che oggi sarebbe stata molto lunga come puntata. Non è, scusami, ma hai ragione, non era non era Cincin, era Drive-In, perdonami, perché Cincin è quella che ti rimane più impressa, però c'era Drive-In e tanto altro, cioè anche non è la Rai con soltanto questo titolo, questo claim, non è la Rai, uno si ricorda bambino guardando nella Rai, riguardiamolo nella Rai con gli occhi dell'adulto, riguardiamolo con gli occhi di oggi, immaginiamo se un programma come nella Rai riuscirebbe ad andare in televisione senza problemi oggi, nel 2024. Hai spiegato benissimo, grazie, sono d'accordo su tutto, grazie, fa piacere, perché quando magari parto, no, verso questi discorsi che ci metto passione, mi perdo nelle parentesi delle cose, quindi dai, l'importante è che ci sto. C'era però un film con Renato Pozzetto che era prete, doveva corteggiare una donna, non ricordo il titolo. Guarda, questo pure sarebbe da vedere, però rientra pure questo dentro la sensibilità anni 80. Cioè, anche in quei film veniva detto, venivano fatte certe cose che oggigiorno, mamma mia, per carità, non si possono più dire. Cioè, a me il fatto che un cinepanettone come Vacanze di Natale 83 l'hanno rifatto al cinema l'anno scorso mi fa dire che è bello, l'hanno rifatto per i 40 anni. No, per certo che non faranno mai Vacanze di Natale 95 al cinema per il trentesimo anniversario del film nel 2025, perché è già un film molto più sopra le righe, come è molto più particolare, quindi non lo so, come sempre di super esaustivo che è, beh, ragazzi, mi dite così che poi arrossisco e poi mi dite che ho aumentato la saturazione della telecamera, invece sono solo i miei complimenti che mi dite con colpo grosso da bambino. Non solo te, non solo te, Gavinus, non solo te, non solo te. Io credo con Mai Dire TV, ma a me è stato Mai Dire TV, a me. Certe cose e Panorama, l'ultima pagina, quelle cose lì. Quelle due sono state fondamentali per la mia adolescenza, ma non dobbiamo parlare di quello. Ma di tanto altro, perché appunto Fedez è andato a Belve. Potete trovare anche un bellissimo articolo di ieri proprio su Movie Player, su quanto Belve ormai sta riscuotendo un grandissimo successo, come è partito come un programma incredibilmente di nicchia, che veramente quanti lo guardavano all'inizio, però con questo taglio particolare, con questi grandi, con questi ospiti che alla fine si fanno queste domande, con questo fuori onda che viene fuori, che alcune interviste sono un pochino più preparate di altre, però Belve sta veramente conquistando tutti, e soprattutto nell'ultima puntata che abbiamo visto, dove c'era, sì, stavo dicendo Alessandro Borghi, sì, cioè, bene, Alessandro Borghi, è vero, mi stava per venire Alessandro Borghese, però mi sono detto no, Borghi, e però ho detto Borghi, e dove ci stavano appunto Alessandro Borghi, Francesca Cipriani, coinvolti in una clip meravigliosa, e anche Fedez, oh, e anche Fedez. Comunque, quella puntata con Fedez, io non vedo l'ora di vedere bene i numeri, perché secondo me
verrà fuori che è una delle cose più viste di sempre. Cioè, io l'ho seguita, in casa nostra l'abbiamo seguita due volte. Chiunque, anche a causa di tutto quello stesso, ha visto quella puntata. Quindi, secondo me, arriveremo veramente a grandi picchi di ascolto. E soprattutto a guardare i social, sembra proprio che il buon Federico sia, non voglio dire riuscito nell'intento di uscirne pulito da tutta quanta questa situazione Ferragnez, e lui ne è uscito positivo, le persone tornacchiare che voleva insultare ne sono uscite con i loro nomi messi in bella luce, e un paio di situazioni meme che sono molto virali sulle piattaforme social. Quindi in teoria possiamo dire che la puntata di Fedez è stata un grandissimo successo già così. Sì. Se fosse quello lo scopo di Federico o meno, ma io penso proprio di sì, è riuscito a portare a casa l'obiettivo, perché ne è uscito molto bene, ne è uscito veramente molto molto bene. Questo è il feedback che ho ricevuto. Non so se voi l'avete vista la puntata e cosa ne pensate riguardo, però forse roba da ricchi, un film con tre storie, una Renato Pozzetto come prete si innamorava di una principessa, non me lo ricordo, purtroppo Renato Pozzetto me lo ricordo benissimo per oddio, Da Grande si chiama il film, dove lui da bambino diventa adulto, mi ricordo che in inglese era Big con Tom Hanks, però non mi ricordo la versione italiana, però penso che fosse Da Grande, che io impazzivo perché era girato nel mio quartiere, ma proprio nel quartiere mio. E quindi vedere casa mia com'era anni prima, dicevo, oddio, che bello! Guarda quel negozio dove ho comprato un Pokémon rosso! E quindi vabbè. E, però no, non mi viene proprio in mente questo film. Dovrei andare a vedere. Però finalmente, solo applausi, assolutamente, assolutamente, assolutamente sì. Alessandro Borghi è mai entrato nel mood rocco. 1.9 al giorno, signori, 1.9 al giorno, e solo chi ha visto la puntata può capire. Tu puoi capire cosa vuol dire 1.9 al giorno? Comitato, sì, sto parlando con lei. No, quindi non ha più recuperato la puntata di Belve? Come si sente lei a non aver mantenuto la promessa di recuperare anche le altre interviste, ma aver visto solo quella di Fedez? Lei dice bene, ma in realtà so che mente. Salutiamo il comitato e la ringraziamo per questo piccolo momento di intervista. E Fedez per me è un gran parazzo, assolutamente, ma sono proprio super con te, super con te. Ok, il pianto, ok, la dichiarazione, me la sono presa, aspettate, perché non voglio minimamente riportare una parola sbagliata di quel momento del saluto. Dai, a parte non so quanto vorrei metterle queste cose, però non si può. Non lo trovo più. Oddio. Ma me l'ero troppo salvato. A quanto pare sono stato preso dall'entusiasmo e l'ho levato. Forse l'avevo visto qui. Ok. Vediamo un po'. Ok, no, vabbè, comunque avete sentito che cosa ha detto Fedez, anche riferito eccolo qua. Del supporto attuale, onesto, vabbè, il sesso, quando trovi un'alchimia con l'olio di sale, tanta roba, io e Chiara abbiamo passato tanti momenti difficili, purtroppo non abbiamo retto, comunque vada, Chiara è sempre la donna più importante della mia vita e spero che il clima si distenda per il bene dei nostri figli. Ma non è tanto quello, ha fatto questa dichiarazione, il pianto, tutte quante quelle cose, però, la cosa che almeno a me e ad altri ha un po' colpito di quella situazione è stato, aspettate che rimetto la musica che in tutto ciò giustamente è finita perché dura poco più di un'ora,
ma è stato appunto il fatto che sembrava quel classico approccio dove si vuole dire screditare l'altra persona per mostrare luce, perché no, io è successo quello che è successo per colpa delle persone che hanno fatto, però io quando faccio la beneficenza io tutto bene, vado in rosso, ci rimetto, non ci guadagno nulla, quindi ok, però voglio dire, chi si loda si sbroda, però la beneficenza si fa in silenzio. Viene da dire, serviva a fare tutte quante queste cose, era ovvio che ci sarebbe stato qualcosa di losco sotto se era stato pubblicizzato in quella maniera, quindi si sono sollevate un pochettino di voci. Lui ne è uscito pulitissimo, però piccoli tornadi si sono un pochino mosse da quell'intervista. Nulla in confronto a quanto avvenuto con le patatine, però salutiamo il comitato qui. Qui tocca pure recuperare la puntata di benvenuta, assolutamente. Richiediamo gran film contro Max, il remake americano di The Grande Competente, vero? Io me lo ricordo molto, con molto piacere. Comunque confermo, era Testa o Croce, il film con Pozzetto, 1982. Quindi stiamo parlando di un film che ha 42 anni. No, non l'ho visto. Non ce l'ho presente, non ce l'ho presente. E quindi grandissimo successo. Comunque dai, visto che sono già le 22:18 e non voglio trattenervi oltre e voglio lasciarvi andare, però voglio anche al contempo parlare di alcune delle news che abbiamo riportato, perché ragazzi ce ne stavano. Prima cosa che bisogna fare è wow, levo tutto, levo tutto. Ok, 1, ok, 2. Poi aspettate che qui è complicato muoversi, ma ci stanno tante cose di cui parlare. Ok, abbiamo pure detto il nuovo film di poi. Ok, allora cominciamo con le cose belle e folli. Avrete sicuramente visto che nelle ultime ore, negli ultimi no, negli ultimi ore, ieri proprio ieri, è uscita la nuova stagione della Pupa il Secchione, che serviva, non serviva, con Enrico Papi alla conduzione, un flop clamoroso. Al prima serata su Italia 1 ha fatto il 5% di share, veramente numeri bassissimi, infimi. Vi ricordo che lo scorso anno invece, no, lo scorso anno, forse 2 anni fa, l'edizione fatta con Barbara D'Urso, che già quella era discutibile in quanto a contenuti, qualità, gente, però col fatto che c'era Barbara D'Urso ha portato a casa nella puntata con meno share di tutti un 13% d'ascolti. Quindi, che si dica, non fa, non serve, eccetera, Barbara D'Urso come personaggio porta veramente l'attenzione. Quindi, ovviamente, l'hype va pure per la prossima puntata di Belve, dove per l'appunto, vedete come sono bravo a collegare tutto, dove per l'appunto ci sarà anche Barbara D'Urso. E aspettiamo sempre il reveal di questo annuncio di Netflix, dove vede Barbara D'Urso coinvolta in questo thriller. Oh, ragazzi, thriller con Barbara D'Urso su Netflix. Oddio, più ci penso, più volo. E la beneficenza si fa ma non si dice, invece a quanto pare si dice ma non si fa. Esatto. Sembra proprio che ormai questo qui è il mood. Mentre invece passiamo per un momento, parliamo anche di sport, perché Paramount Plus è anche lo sponsor dell'Inter, della squadra calcistica Inter. Dice che abbiamo che fare, mo ci parli di calcio. Sì, mi ritrovo a parlare di calcio con voi perché sono a un passo dal comprarmi le magliette dell'Inter. Perché a quanto pare, dopo aver fatto le magliette con gli Autobot, con la faccia di Optimus Prime al centro, dopo aver fatto quelle delle Tartarughe Ninja, hanno dato il via a una collezione a tema Star Trek. Quindi, appunto, c'è la maglietta dell'Inter con al centro il logo della federazione e la scritta Star Trek. Sinceramente,
Non mi piace tantissimo questa qui a righe bianca e nera, proprio vedi che è proprio Inter, vedi proprio che fa Inter, Inter. Purtroppo abito a Roma, non posso andare in giro con una maglietta così palese, ma me ne rendo conto da solo. E trovo molto più elegante questa qui con la striscia che va così con il doppio colore Star Trek, ma è ancora più bella secondo me quella arancione. Aspettate, ve la faccio vedere, eh? Come posso scrivere? Olè, era facilissimo, mamma mia, bastava solo fare così. E io che mi ero anche mezzo preoccupato. Eccola. Beh, molto più bella quell'arancione. Arancione, così con questo logo nero, non è un palese colore dell'Inter. Certo, c'è la patacca grande così dell'Inter, però almeno è molto più sobria, molto più interessante. Però, ripeto... E guarda, avrei detto tante cose, ma mai che sarei arrivato a vedere questa cosa qui. Bravi, dovevo farlo prima, però prima delle Tartarughe Ninja doveva venire Star Trek. Gabinus da grande fu distribuito in Italia il 23 dicembre dell'87. Big uscì in America il 3 giugno dell'88. Gli ho dato in là. Da noi il 22 settembre dello stesso anno. Per gli spettatori italiani, il film americano arrivò quindi quasi un anno dopo il film con Pozzetto. Da qui nacque la convenzione. Scusami, da grande è uscito nell'87 e Big un anno dopo, quindi giusto. Ma Big fu girato tra il 10 agosto e il 29 ottobre, quindi era ridosso dell'uscita del film italiano. Anzi, ovviamente lo shooting in entrambe le pellicole fu praticamente contemporaneo. Vabbè, ma quella però era anche un'altra tipo, a parte che effettivamente mi ha dato un ottimo spunto, potremmo effettivamente andare a verificare a livello proprio di girato quando è avvenuto, quando sono avvenute le cose, però era anche un'altra epoca quella lì. Pensiamo anche a Il silenzio dei prosciutti, cioè produzioni italiane, produzioni americane, produzioni internazionali interagivano fra di loro, quindi è plausibile che magari le sceneggiature, la collaborazione, le idee di script di un film si passavano proprio così attraverso le case di produzione. Quindi magari noi tra 6 mesi giriamo questo film, no vabbè, ma bellissimo, facciamo pure una versione americana, perché questo è importante, essere sul pezzo, raccontare così, fammi vedere un po' com'è quello vostro, cioè, mandami lo script, rifacciamolo pure noi, tanto abbiamo grandi attori, grandi cose, non è da escludere. Forse un po' difficilotto da credere, però sarebbe molto interessante sapere la verità, perché ogni volta che si vanno a scardinare queste grandi cose è sempre molto interessante. Tipo, si dice sfumeggiante, no? Spumeggiante, no? Quelle credenze popolari. Quell'arancione è davvero bella, ma sono serio quando dico così. Mi ferma, l'unica cosa che a riguardo che mi ferma è il costo, perché una maglietta a 94 euro... Attenzione, veramente too much. Vi aspetto in saldo quando nessuno l'avrà comprata. No! Ci vediamo ai saldi. Con un meno 90% avrete mie notizie sicuramente. Siamo a posto di Big. Avevo detto che esiste un film del 50 intitolato Storia di tre amori, composto da 3 episodi. L'episodio centrale racconta la storia di un 11enne di nome Tommy, che grazie a un sortilegio di una strega diventa adulto per un giorno, riuscendo a far innamorare una ragazza. Hai capito, Tommy? No, ma non pensavo, non lo sapevo. È incredibile che sembra tipo una storia uscita da Cenerentola 3, dove ci sta qualcuno che diventa grande tutto un tratto, fa innamorare qualcuno, poi si sposano, ma lui è bambino, ops, finisce così. Però a questo punto voglio anche sapere, Tommy fa innamorare questa ragazza, poi per il colpo del sortilegio torna bambino? All'altare magari? Interessante. Interessantissimo. Erevet, un abbraccione, e un grandissimo abbraccio amico mio, che dicevo, mi sono distratto, sì. Poi finiamo con, abbiamo parlato di Barbara, abbiamo parlato di quello, ok. Sì. C'è stata l'altro giorno, sempre qui in
C'è stata l'altro giorno qui a Roma l'anteprima del nuovo film con la nostra mitica Zendaya e non è assolutamente passato inosservato il suo outfit, perché visto che qua possiamo un attimino fare l'angolino, ma come ti vesti, è impossibile non dedicare qualche secondo all'outfit di Zendaya per l'anteprima italiana di Challengers. Non so se voi l'avete vista. Ciao Noriko, un abbraccione anche a te, veramente un grandissimo 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 abbraccio. E vuoi dire, ma cosa c'è di particolare in questo outfit? Zendaya, bellissima attrice, bravissima interprete, che ha dimostrato più volte di avere stile e classe nell'indossare quello che soprattutto all'anteprime, come ad esempio è successo anche per quella di Dune, che è notizia proprio di ieri, se non ricordo male, di ieri, di oggi, non ricordo al momento, dove si era detta che temevano che il vestito, quello lì, quella specie di armatura argentata, potesse stritolare Zendaya al suo interno, però a lei non interessava, voleva assolutamente quello lì, forse il suo look, ma la cosa interessante, guarda, sicuro con la mia fortuna, in realtà altro che le cose, sarà questa l'anteprima della le scarpe. Perché Challengers, vi ricordo che parla appunto di questi due rivali sul campo da golf, sì, da golf, di tennis e non solo, e Zendaya andata in giro con queste scarpe. Signori miei, chiudiamo tutto, ha vinto lei ancora una volta. Il dettaglio del tacco con la pallina da golf, ho deciso che è da golf, il dettaglio con la pallina da ping pong, ancora, ne la posso fare ragazzi, con la pallina da tennis, clamoroso, clamoroso. E Gavin Zendaya ovunque, Pascal scansati, guarda, secondo me il tridente d'acciaio in questo momento è Zendaya, Pedro e Timothée, loro tre, veramente, in questo momento io vorrei andare da te e dire, ragazzi, capisco tutto, ma vogliamo prenderci un mesetto di ferie? Ci andiamo a riposare in estate? Prendiamo una pausa, ci rivediamo nel 2025, ragazzi. Siete stanchi? Vivete, dovete vivere, non dovete lavorare. È quello lo scopo. Dai, prendiamoci una pausa. Non vediamo i vostri faccioni. Non è che dico per sempre, per qualche mesetto, dai, per disintossicarci un pochino tutti, perché sennò siamo sempre qui. Sennò poi succede come Millie Bobby Brown. Io basta, non ce la faccio più a vedere Millie Bobby Brown. Ho ancora i traumi per quante volte mi hanno fatto vedere Millie Bobby Brown ovunque, da Stranger Things a mille altre cose. Quindi vedo che c'è Millie Bobby Brown e dico, ah wow. L'ultima cosa che ho visto dopo, com'era? Young Sherlock, Young Scarlet, com'era? Non mi ricordo più. Elona Holmes, forse, scusa. E Elona? Boh. Comunque, dopo quello è stato a Godzilla King of Monsters. Solamente, e a Godzilla X Kong, solamente lì. Zendaya è molto bella, ma il vestito più bello era quello degli Oscar. Non lo so se il vestito degli Oscar è più bello, io l'ho incredibilmente amata anche alla, oddio dov'era? Era durante la Milan Fashion Week che c'erano lei, J-Lo e l'altra attrice di Euphoria, mamma mia, bellissimo, bellissimo, l'outfit lì era fuori di testa, con tanto di Tom Holland che commenta coi fuochi su Instagram, adoro. Prima era un quartetto con Holland, lui ci ha fatto la grazia di prendersi una pausa, esatto, lui ci ha fatto questo favore, ha detto guardate ragazzi, nel dubbio mi ritiro, faccio un attimino un passo indietro, dico vabbè dai,
Dopo Spider-Man sono stanco capo. Mi ricollega al discorso al film del 1953. Purtroppo pare che l'episodio del titolo Mademoiselle non finisce benissimo. Almeno non c'è il lieto fine romantico. Giorno dopo Mademoiselle, alla stazione si congeda da Tommy e i suoi genitori, dicendo loro che ha cambiato idea e rimarrà a Roma. Il ragazzo, conscio dell'accaduto. Aspetta, ora sono. Il ragazzo, conscio dell'accaduto della sera prima e che non potrà più mostrarsi con tali fattezze e ragione, tenta di dissuaderla, ma ella rimane ad attendere invano il suo amante. No, finisce malissimo. Quindi la serie guarda, no, ma sono io. No, vabbè, in effetti è un finale molto struggente, una storia drammatica proprio. Assolutamente. Scarpe top, assolutamente. Comunque, piedi Zendaya, non si fa ripetere. Vabbè, non si vedono i piedi qui, oh. Attenzione, non si vede nulla, finisce la caviglia. Anzi, se mi metto a guardare il piede, vedo che sta letteralmente sul davanti dell'alluce, sta così. Allo stesso piede di... Oddio, quale personaggio Disney c'ha i stessi piedi fatti in questa maniera? Non lo ricordo troppo, è un personaggio che cammina. Dici grazie. E... porca miseria, non mi viene in mente. Che ha i piedi letteralmente dritti. È una scarpetta lunghissima con un tacco. Forse non è Disney, ma mi sto forse ricordando Bo Peep. Il mio cervello si sta ricordando forse Bo Peep. No, Bo Peep, dannazione. Come si chiamava la tizia bianco dei cartoni bianco e nero? È Bo Peep. Come si chiama? È un piede? No, non è un piede. Chiede molto poco, ragazzi. Chiede veramente molto poco. Comunque dai, 22:34. Betty Boop. Esatto. Bobby. Betty Boop. Hai ragione. Penso che è lei. No, ragazzi. Non è lei. Cioè, un po' è lei. Un pochino era lei. Ma non era lei. A cui stavo in realtà pensando, ma vedendo lei un po' ebbe. Perché mi ricordavo il tacco lungo e me lo ricordavo rosso. Dicevo, chi è che ha sto tacco rosso? Jessica Rabbit, signori. Sua altezza Jessica Rabbit. Ora però, a parte gli scherzi, scusate. Jessica Rabbit. Non riesco a zoomare di più la scarpa, però la vedete? La vedete, no? Cioè, non è che siamo tanto lontani, eh? Non è che siamo veramente tanto lontani. A parte la punta. È quella, eh? Non vorrei dire... Ma ci sta che mi ha ricordato. Grazie, Norico. Ho letto soltanto adesso che tu mi avevi detto Jessica Rabbit dall'inizio. Era lei. Era veramente Jessica. Vabbè, ragazzi, direi. Guarda, l'ho detto già 3 volte oggi, però. YouTube potrà veramente divertirsi a cosa scegliere come anteprima di questa live. Perché di immagini compromettenti questa volta ve ne sono state veramente tante. Ragazzi, comunque. Abbiamo fatto un puntatone oggi. Però lo sapevamo che oggi sarebbe stato particolare, perché sono giorni che vi dico che la puntata di questo giovedì sarebbe stata particolare. Non abbiamo parlato di della Rowling, che ha rilasciato un'altra dichiarazione, perché il mondo va avanti, ma la Rowling non dimentica. E domani mattina affronteremo anche questa conversazione qui, e soprattutto domani mattina potremo vedere alla conferenza Disney che cosa ha annunciato, che cosa avrà annunciato in occasione di questo grandissimo reveal. Ci saranno altre cose su cose, ci saranno cose che ci faranno arrabbiare, ci faranno cose. Domani mattina al Cinecaffè potremo commentare questa e tutte quante le ultime news delle ultime ore, che come vedete ne stanno uscendo veramente tantissimissime. Ma Betty Boop ha piedi piccolissimi, sì, ma anche Betty Boop ha piedi piccolissimi, però c'era pure lei un tacchetto importante. Jessica Rabbit era esattamente l'immagine che avevo in mente quando guardavo i piedi di Zendaya. Dice, ti confondi, perché Betty Boop appare anche in Chi ha cacciato Roger Rabbit. Esatto, è quello, vedi, è
altro abbraccio per il Fra. Povero piede comunque, immagino la differenza di stare con quella posizione per ore. Ma infatti per quello dico, sta proprio in piedi come Kate Winslet in Titanic. Lei in realtà sta tutto quanto il tempo così, sulle punte. Ma sbaglio, su Twitter è sempre in tendenza. Oddio, chi? Piede di Zendaya, sempre in tendenza. Spero di no. Ma chi? No, non ho capito chi è. Lore Campa, non ho capito chi è in tendenza in questo momento. Comunque è vero, è come Jessica. Bene, ok, dai, grazie. Mi fa piacere che mi supportate in questa follia. Comunque, buon proseguimento di serata, veramente, ragazzi. Grazie a voi. E mi fa sempre super mega. Io preferisco Kim Basinger il cartone nella fuga del mondo. Adesso, oh, beh, sì, anche quella è da intendere, ragazzi. Quella è veramente per pochi intenditori. Comunque, stavo dicendo. Ragazzi, grazie veramente di tutto quanto. Per me le live serali su Multiplayer finiscono. Ci vediamo, appuntamento settimana prossima, martedì, mercoledì, giovedì, per continuare dalle 9 a chiacchierare di Star Wars, di Star Trek e del meglio e peggio del mondo della televisione. Ma domani possiamo sbottonarci il colletto al Cinecaffè. Ragazzi, buon proseguimento di serata. È giovedì, quindi vi posso dire ufficialmente il mio cuore è prima di Barbara D'Urso e poi è vostro. Quindi col cuore, buonanotte, ciao.